La parola all'onorevole Giuseppe Lupo, segretario regionale del Partito Democratico. Grazie. Ma grazie per l'invito ad intervenire a questa vostra bellissima manifestazione. Siete in tanti, siete numerosi e io vi porto il saluto non solo ovviamente mio personale come segretario del Partito Democratico e neanche dell'intero gruppo dirigente, ovviamente sì, del partito, ma vi porto soprattutto il saluto delle democratiche e dei democratici siciliani. E dico subito che le democratiche e i democratici siciliani vogliono continuare a lavorare insieme al vostro movimento per cambiare la Sicilia. E vogliono continuare a lavorare insieme a voi e insieme a tutte quelle forze politiche progressiste, moderate, autonomiste che si riconoscono in valori comuni, che sono i valori della nostra Costituzione, forze politiche che possono e secondo noi devono stare insieme esattamente per far sì che la Sicilia possa essere davvero dei siciliani, per difendere la Sicilia dall'aggressione del governo Berlusconi che in questi anni l'ha davvero massacrata, e non è un termine che utilizzo a caso. Credo che possiamo, dobbiamo rilanciare un grande progetto democratico. Voi tenete questa vostra splendida assemblea in un momento molto particolare della vita politica del nostro paese, il momento del declino berlusconiano che ci consegna un'Italia che sta peggio di 10 anni fa, che ci consegna purtroppo una Sicilia che sta molto molto peggio di 10 anni fa. E questo declino, questa deriva anche democratica che l'Italia ha subito in questi anni richiede un ruolo nuovo, più forte, più incisivo proprio ai partiti, ai movimenti, a tutte quelle forze che possono contribuire in maniera forte e decisiva a rilanciare un progetto politico per il bene del nostro paese e della nostra regione. Noi come Partito Democratico abbiamo una caratteristica, ci riteniamo patriotti e ci riteniamo autonomisti e lo siamo sul serio, perché pensiamo che un grande partito nazionale come il nostro debba sì essere appunto un grande partito nazionale in grado di realizzare, di affermare nel paese valori come la giustizia sociale, la solidarietà, l'inclusione, la politica dell'accoglienza, della legalità, della giustizia, una politica estera adeguata, giocare sulla scena internazionale anche per il bene del nostro paese un ruolo autentico di promozione del nostro paese in Europa e nel mondo. E tutto questo lo si può fare se si è un grande partito nazionale che possa discutere, interloquire alla pari con le grandi potenze mondiali, con gli Stati Uniti, con la Germania, con la Francia. Quello che Berlusconi non è più in grado di fare, perché non è più in grado di esprimere alcuna autorevolezza sulla scelta politica, sulla scena politica internazionale per le scelte politiche che servono al nostro paese. Ma un vero partito deve essere anche un partito che valorizza l'autonomia, che è l'espressione federalista, la declinazione moderna di un valore che sta molto a cuore ai laici, ma anche a coloro i quali credono profondamente nei valori cattolici, il principio della sussidiarietà che valorizza il territorio, che valorizza le risorse presenti sul territorio, un principio di sussidiarietà che è autonomia e che può esprimere un progetto forte di partecipazione democratica, di sviluppo produttivo, di sviluppo vero, di sviluppo endogeno che guarda le risorse di un territorio su come poterle meglio valorizzare. Ecco, guardate, c'è un sentimento nuovo nel paese che è riemerso con forza in occasione del 150° dell'Unità d'Italia che noi abbiamo voluto festeggiare come Partito Democratico per tutto ciò che di buono ha rappresentato e rappresenta l'Unità d'Italia in questo paese. È rinato un sentimento patriottico. Io penso noi dobbiamo cogliere il meglio di questo sentimento patriottico che ci parla di unità del paese, di un'unità che non può essere solo geografica,
o politica istituzionale, ma che deve essere economica, che deve essere sociale, di un'unità vera che si deve affermare con il riscatto forte della Sicilia sul piano economico e sociale, perché si accorcino le distanze, perché non ci sia più questa differenza impressionante nei tassi di sviluppo, nel reddito, nei tassi di disoccupazione tra sud e nord del paese. Ed è per questo che noi diciamo grazie al presidente Giorgio Napolitano, che davvero sta facendo una grande battaglia per il Mezzogiorno e per il sud del nostro paese. Un grazie sentito per il presidente Napolitano, che contrasta le politiche berlusconiane, antimeridionali, antisociali, antisiciliane, che il governo Berlusconi porta avanti insieme alla Lega, quella Lega che ha perso le elezioni al nord e di cui poco si parla. Il crollo del centrodestra berlusconiano nel paese è anche il crollo della Lega nel nord del paese, che non sa più interpretare una voglia vera, autentica di cambiamento che gli elettori hanno manifestato in modo straordinario in occasione delle ultime elezioni amministrative, spazzando via d'un colpo la destra berlusconiana e populista che ha malgovernato questo paese per troppi anni. Questo sentimento nuovo, questo sentimento patriottico che abbiamo riscoperto col 150esimo, io credo che vada valorizzato e che tutto ciò lo si possa coniugare con i valori migliori che possono essere espressi dall'autonomia che spetta alla politica sul territorio, al nostro partito così come al vostro. E credo che questa autonomia debba essere innanzitutto concretizzata in una capacità autentica di elaborazione culturale, di elaborazione politica nell'interesse di quelli che sono davvero gli interessi generali e diffusi del Mezzogiorno, in particolare della nostra Sicilia, delle varie aree territoriali. Un'elaborazione culturale e politica che poi si deve affermare nella capacità dei partiti di non sottostare al potere delle lobby, soprattutto economiche, che pretendono di asservire la politica ai partiti per fare gli interessi del nord a danno del sud e a danno della Sicilia. Questo non è possibile, questa terra ha sofferto troppo negli anni passati e noi vogliamo che la Sicilia abbia una grande prospettiva di autentico cambiamento. Per questo riteniamo che bisogna ascoltare, interpretare questo vento nuovo del cambiamento che gli elettori hanno espresso in occasione delle ultime elezioni amministrative, ma direi con altrettanta forza e forse in maniera ancora più forte, con una partecipazione straordinaria al referendum, dicendo sì all'acqua pubblica, dicendo no al legittimo impedimento, dicendo no al nucleare. Ed è un fatto straordinario che noi dobbiamo riuscire ad interpretare e valorizzare nel modo giusto, che oltre il 53% dei siciliani siano andati a votare al referendum esprimendo, io penso, al di là del sì e del no, innanzitutto una grande voglia di cambiamento della nostra terra. Hanno dato così una grande scossa alla politica. Il mondo della politica deve essere attento, deve essere in grado di raccogliere questo segnale, deve essere in grado di interpretare e di tradurre in progetto politico di cambiamento questo segnale forte di partecipazione che viene dal corpo elettorale, che viene dalla società civile organizzata, che viene dalle organizzazioni sindacali, imprenditoriali, dal mondo del volontariato, dai cittadini in modo assolutamente straordinario. Penso che in questo anno più o meno in cui come Partito Democratico, ormai oltre un anno e mezzo, abbiamo aperto una fase positiva di confronto con l'MPA, siamo riusciti a fare alcune cose indubbiamente importanti e significative. Sarebbe qui adesso lungo, porterebbe via troppo tempo riepilogarle, le conoscete benissimo, ne cito solo alcune: una buona legge elettorale per gli enti locali,
che valorizza davvero la partecipazione democratica, perché i cittadini devono essere pienamente consapevoli del sindaco che eleggono e che non può essere eletto solo come frutto, a volte inconsapevole, del trascinamento dei voti espressi per i consiglieri comunali o per le liste collegate alla persona del sindaco. Io penso che bisogna fare quello che abbiamo fatto, e l'abbiamo fatto bene, una legge elettorale che valorizzi la consapevolezza democratica dell'elettore nel momento in cui sceglie davvero e in maniera diretta ed inequivocabile il sindaco che vuole che governi la propria città. Abbiamo messo in moto un pacchetto per lo sviluppo economico di questa terra, un pacchetto di misure economiche. Io le riepilogo rapidamente in una battuta: il credito d'imposta per gli investimenti, il credito d'imposta per l'occupazione, le zone franche urbane, far pagare meno imposte agli imprenditori onesti e coraggiosi che in un momento di difficoltà per la vita economica del Paese e della nostra Regione decidono di rilanciare la propria attività produttiva facendo investimenti, facendo assunzioni. Le zone franche urbane, l'esenzione fiscale per le imprese, per le piccole e medie imprese chiamate ad operare nelle aree più svantaggiate, più depresse del nostro territorio siciliano, penso al vicino quartiere Librino, qui a Catania, misure che rappresentano anche un valore forte di equità sociale, di sostegno alle fasce sociali più deboli, una voglia autentica di riscatto, di crescita, di sviluppo. Io penso che questo è molto importante, e tutto questo lo abbiamo fatto con l'avversione, con la contrarietà forte del governo nazionale, che non potendo fare altro, oltre l'azione di opposizione durissima che il PDL ha portato avanti contro il governo regionale presieduto dal presidente Lombardo, ha definanziato, ha congelato questi interventi, paralizzando, bloccando, espropriandoci dei 4 miliardi di fondi FAS che spettano a questa regione, che noi rivendichiamo con grande forza e con grande determinazione. Vedete, io penso che attorno a questi valori forti, attorno a queste proposte politiche, attorno a quello che già insieme siamo riusciti a realizzare inoltre in questo anno e mezzo, possiamo costruire un programma vero, autentico, di cambiamento di questa regione, e penso che possiamo riuscire a farlo anche insieme a tutte le forze moderate del Terzo Polo, ovviamente, ma anche insieme a tutte le forze progressiste che condividono una voglia autentica di cambiamento per questa terra, tutte quelle forze insieme che nel Paese rappresentano un'autentica alternativa, un'autentica opposizione al governo Berlusconi. L'anno prossimo avremo scadenze elettorali importanti, si voterà in circa 190 comuni della nostra Sicilia, credo che più o meno si tratti del 50% se non di più del corpo elettorale della nostra regione, si voterà a Palermo, a Trapani, ad Agrigento, città importanti. Ecco, io penso che noi dobbiamo arrivare a quell'appuntamento realizzando un'alleanza strategica chiara nell'interesse di questa regione, e io vi invito a farlo confrontandovi con noi sui programmi, sui progetti, sulle cose che servono a questa terra. Io vi chiedo di abbandonare, se per caso ancora vi fossero, ma credo che in un partito come il vostro, che è un partito autonomista, che mette al primo posto gli interessi della Sicilia, non vi siano più, ma mi rivolgo a tutti i partiti, ovviamente. Mettere da parte gli steccati ideologici che troppo spesso hanno diviso i siciliani facendo solo gli interessi del nord. Questa è la sfida nuova che noi possiamo oggi realizzare, proporre, rilanciare. Aprire un confronto a tutto campo, tra il PD, tutti i partiti del centrosinistra, i partiti del Terzo Polo, ovviamente l'MPA, interlocutore importantissimo anche per il ruolo che svolge alla guida della regione siciliana, per parlare di contenuti, per fare un'analisi condivisa dei problemi di questa terra e trovare insieme le soluzioni che possiamo percorrere, che possiamo trovare
per dare una risposta importante ai nostri giovani, per dare una risposta alle nostre imprese oneste, per dare una risposta di legalità forte, di lotta alla mafia, ad ogni tipo di criminalità organizzata che non può più essere presente in questo nostro territorio siciliano. E nel farlo dobbiamo riuscire a cogliere questa voce che esprimono gli elettori di grande cambiamento, di rinnovamento. I siciliani vogliono tornare a sognare una Sicilia nuova e diversa, in cui i giovani possono avere le chance che spettano loro per la loro vita senza bisogno di dover emigrare. E noi riteniamo che non bisogna aspettare che questo vento del cambiamento passi invano, bisogna coglierlo, bisogna interpretarlo, e per questo proponiamo, per la prospettiva, per aprire una prospettiva duratura di cambiamento e di governo per il cambiamento di questa terra, proponiamo anche di confrontarci insieme sull'opportunità di andare ad elezioni politiche, elezioni regionali anticipate, perché io penso che dobbiamo, nell'interesse di tutti, riuscire a cogliere qual è il momento migliore per interpretare questa voglia autentica di cambiamento dei siciliani, tradurla in un progetto politico vincente, presentarci insieme con una grande coalizione all'appuntamento elettorale per le regionali per vincere, per aprire una prospettiva nuova che possa essere duratura per la nostra regione, per crescere e per realizzare obiettivi importanti di sviluppo, guardando con attenzione innanzitutto all'esigenza di dare lavoro, lavoro produttivo, lavoro stabile ad una terra che richiede davvero innanzitutto questo lavoro, sviluppo. Io penso che non possiamo avere paura, assolutamente, anzi dobbiamo essere fiduciosi nei confronti dei nostri elettori. Quel 53% si è ritrovato alle urne, eravamo tutti insieme per il referendum, ma a quel 53% noi dobbiamo guardare convinti che questa partecipazione può ancora crescere, e penso che dalla gente viene una grande richiesta. Io ho ascoltato, e l'ho fatto, credetemi, molto volentieri, gli interventi dei delegati di questo pomeriggio, non tutti, sono arrivati alle 4, ne ho ascoltati almeno 4-5, dei giovani, di tutti coloro i quali sono intervenuti, non solo dei politici, ma anche di coloro i quali rappresentano immagine del partito sul territorio. C'è una grande voglia di cambiamento, di partecipazione, me lo chiedono i cittadini, mi dicono basta, decidiamo insieme, non decidete più nel chiuso di una stanza, in un partito o all'interno di un'istituzione, apriamoci, ascoltiamo cosa vuole il nostro corpo elettorale, ed è per questo, ascoltiamo cosa dicono i cittadini, ed è per questo che noi rilanciamo la proposta delle primarie, non come deriva plebiscitaria, non lo pensiamo, ma come opportunità vera di ascolto del territorio. Io ho visto che anche al vostro interno in un certo momento c'è stato un dibattito anche sull'utilità di fare i congressi con le primarie, poi avete fatto, credo, una scelta diversa, ma il fatto che vi siete posti il problema io penso che è un fatto estremamente importante. Anche altri partiti si stanno interrogando sull'utilità delle primarie. Vedete, piaccia o non piaccia, a me piace, Pisapia è il sindaco di Milano, e io penso che questo è un fatto di straordinaria rilevanza sul quale probabilmente nessuno di noi avrebbe scommesso. Pisapia è il sindaco di Milano perché ci sono state primarie libere, perché i milanesi si sono espressi, e io credo che abbiano scelto bene, dando una guida importante a quella città. Queste cose io le propongo, certo, come proposta autorevole e forte del Partito Democratico, che le ha valutate domenica all'Assemblea regionale del partito, votando all'unanimità queste mie proposte contenute nella mia relazione dopo un dibattito, ma io le propongo ad un confronto aperto, vero, con tutti i partiti, a partire da voi, a partire dall'MPA, dall'UDC, dal FLI, con l'interesse reciproco di trovare una sintesi, di trovare la possibilità di trovare le condizioni per una svolta politica della nostra regione, senza diktat e senza veti. Ed è quello che dico tutti i giorni anche ai colleghi che rappresentano i partiti del centro-sinistra, e io penso che questo sia possibile se davvero si afferma innanzitutto l'idea che le scelte politiche vanno fatte guardando al merito delle cose,
guardando ai contenuti programmatici, guardando al di là degli steccati e degli schemi ideologici, innanzitutto agli interessi generali e diffusi di una terra che è la Sicilia, che davvero vuole cambiare. Io penso che possiamo farcela, sono ottimista, sarà sogno, sarà utopia, guardate, ma a me piace sognare, vi assicuro che molte volte i sogni si realizzano. Io penso che questo è uno dei sogni che noi abbiamo anche il dovere di realizzare nell'interesse dei nostri concittadini, nell'interesse dei siciliani, per cambiare questa terra, sì, per cambiare questa terra e per difendere gli interessi della Sicilia e dei siciliani, e concludo, da quell'aggressione portata avanti dai poteri economici del nord, che pretendono di sottomettere la politica nazionale e purtroppo ci riescono, basta guardare il PDL, basta guardare la Lega, agli interessi del nord a danno degli interessi del sud. Ne sentiamo di tutti i colori, ci chiamano cialtroni, non lo accettiamo, basta, siamo stanchi, non possiamo più sopportare una cosa del genere. Io penso che abbiamo una grande opportunità, che è quella del federalismo. Sul federalismo noi come Partito Democratico vogliamo giocare una battaglia vera insieme al vostro partito, insieme a tutti i partiti alleati, per trovare davvero un punto di sintesi con il governo nazionale su come applicare il federalismo in Sicilia, valorizzando l'autonomia dello statuto della nostra regione nell'interesse della nostra terra. Ci hanno detto cialtroni, ci dicono clientelari, hanno tirato fuori un paio di scuse e concludo davvero, vi chiedo scusa se ho rubato qualche minuto in più alla vostra assemblea, per non darci i fondi FAS. Hanno detto guardate, non vi diamo i fondi FAS, lo ha detto Calderoli, lo ha detto Tremonti, lo ha detto Fitto, non vi diamo i fondi FAS perché non avete progetti credibili per lo sviluppo. Non è vero, li abbiamo, sono lì, sono pronti, progetti veri, autentici di sviluppo produttivo per la nostra terra, perché i primi a non volere più assistenza siamo noi, ci siamo stancati, vogliamo una prospettiva vera di crescita economica e sociale. Ma guardate loro cosa ne hanno fatto, ci bloccano i FAS per il credito d'imposta per gli investimenti, ci bloccano i FAS per la sanità siciliana, ci bloccano i FAS per opportunità vere di crescita, di sviluppo, per la realizzazione di importanti infrastrutture, e poi cosa ne fanno? Mentre la nostra agricoltura è in ginocchio, li danno ai produttori di latte del nord, agli allevatori del nord, solo perché lo chiede Bossi. Questo è inaccettabile e noi abbiamo il dovere di indignarci, di reagire, di mettere in campo una proposta politica forte e alternativa rispetto a questa cattiva politica nazionale. Io vi ringrazio per l'attenzione, mi auguro che nei prossimi giorni si possa davvero aprire questo confronto programmatico di contenuti sul cosa serve alla Sicilia per cambiare, insieme al vostro partito, ai partiti del terzo polo, ai partiti del centrosinistra, che io sono convinto tutti possano esprimere qualcosa di importante e di significativo per migliorare la politica in questa regione, per dare un progetto di cambiamento, di sviluppo, di crescita, che è quello che i siciliani ci chiedono. Ecco, io concludo ringraziandovi ancora e sognando insieme a voi, questa è la mia proposta, di poter realizzare quel sogno, quel progetto autentico di cambiamento, perché la Sicilia possa cambiare ed essere quello che i siciliani sognano che sia. Grazie. Auguri e buon lavoro. Grazie all'onorevole Lupo.